Siamo contenti di presentare Lis Nobili Lombardini di Reggio Emilia, che è venuto qua a San Patrignano per collaborare a un progetto che sta prendendo sempre più forma. Che cos'è e come è nato? Dunque, è nato da una visita che noi ragazzi del Nobili Lombardini abbiamo fatto qui l'anno scorso, in primavera. Siamo venuti a visitare la struttura, abbiamo sentito parlare i ragazzi, soprattutto siamo stati colpiti dalle dichiarazioni che hanno fatto sulla loro vita, sul mondo della droga. Quest'anno il professore ce l'ha riproposta, guardandola sotto un altro punto di vista, dicendo: sarebbe bello noi che gestiamo, che abbiamo come materia sistemi, riuscire a organizzare un cortometraggio, quindi riprese audio-video in collaborazione con i ragazzi di San Patrignano. Noi abbiamo accettato tutti, insomma, attivamente e oggi siamo qui, dopo ripetute conferenze via Skype, siamo già tornati altre volte e abbiamo scritto una sceneggiatura di un ipotetico video. Stiamo discutendo tuttora i contenuti, cosa vogliamo dire, che messaggio vogliamo far passare. L'adolescenza è un periodo molto difficile da descrivere. Ogni ragazzo la vive in un suo modo. Davanti alla noia che certe volte ci assale, rispondiamo male, ci abbattiamo e questo ci fa perdere dei pezzi. Sono stati d'animo del genere che poi portano anche alla droga. Però se si riesce, non dico a combattere, ma a rispondere in modo diverso si va avanti, si vive. Noi è questo quello che vogliamo dire. Per me è una grande cosa partecipare a questo film, perché amo i film, amo vederli, ma parteciparci da dietro, cioè per creare il film, sceneggiatura e tutte queste cose, non avevo mai pensato di farlo, di produrlo. Non pensavo fosse così difficile, ecco. La cosa bella è che ci ha reso ancora più gruppo ed è stato fantastico lavorare come ci siamo trovati anche con i ragazzi di San Patrignano. Non ci conosciamo, cioè non ci conoscevamo, non ci siamo mai visti, eppure già dalle prime riunioni su Skype e cose varie o su Facebook abbiamo iniziato a interagire proprio da amici di una vita e a parlare, a discutere di determinate idee. Quindi per me è una gran cosa, ecco.